Ragazzi, abbiamo visto che ho diviso le sneaker tra i lacci, una parte della categoria che riguarda la chiusura, l'elastico, poi c'è anche un'altra chiusura che è i bottoni, zip e anche le fibbie, per esempio, anche se questa non è una sneaker, però per esempio se vediamo le sneaker che fa Santoni, che sono scarpe classiche che li mette sul fondo a casetta, quindi è anche un'altra divisione, ok? Poi ho diviso in categorie in base al fondo. Il fondo, per esempio, c'è un running, ok? Il running, anche se questo è un fondo artigianale, praticamente l'aspetto è questo, no? Un po' la zeppa a scivolo, ok? Dove ha una camminata, no? Camminata è la distanza, questo vuoto qua, ok? Questo serve per la funzione di deambulazione, ok? E poi c'è questo fondo ormai che se ne sta parlando tantissimo, che è il fondo a cassetta. Praticamente è una suola, no? Dove c'è il battistrada che ha anche, diciamo così, una fascia, no? È tutto un estampo monoblocco e dopo va anche cucita, no? Se, con la macchina Macbar, ok? E in più ci sono altre costruzioni, per esempio per quanto riguarda il costruito, che sarebbe. Riprendo questo fondo qui, questo fondo è un fondo fatto a mano, quindi ci sono diversi strati di materiali, in questo caso un po' di gomma della Vibram, della Micro e anche un'intersuola di cuoio che sono stati costruiti apposta per fare queste sneaker, ok? E l'altra è quella vulcanizzata, quella che vediamo insomma nei negozi che sono praticamente con una chiusura. E, diciamo ermetica, una chiusura autoclave, no? La mettono le sneaker con questo fondo in delle camere proprio di pressione e anche alte temperature e dopo si sciolgono, diciamo, in questo per dire ed escono questi fondi che non si rompono, non si staccano, insomma, sono questi tipi di costruzione. E le cose più importanti che riguardano noi è la categoria che riguarda la modelleria. Perché? Perché in base al modello che vogliamo disegnare, costruire o progettare, dovremo capire che tipo di modelleria è. Per esempio, io l'ho divisa in derby o spranghetta. Derby o spranghetta è praticamente questo. La spranghetta è la cucitura, se vedete bene qui, è la cucitura che ferma, diciamo, questa ghetta, no? L'apertura di un derby è questa qui, ok? Praticamente la linguetta è libera, ok? E funziona come un derby normale, diciamo, no? Un derby è questo, ha questa funzionalità, ok? Dove il piede entra e qua c'è un'apertura. Ci sono delle misure tecniche, dopo lo vediamo, ok?